Buongiorno a tutti, benvenuti al Linux Day di Palermo del 2019. Ci troviamo al cinema, all'interno del cinema De Seta, ai cantieri culturali della ZISA. Intanto una comunicazione di servizio. Chiunque sia interessato ai CFU ha bisogno di registrarsi sia all'ingresso che all'uscita al banchetto all'ingresso. Come vi dicevo, benvenuti al Linux Day organizzato dall'associazione Free Circle. Quest'oggi parleremo a tutto tondo di intelligenza artificiale con tutta una serie di relatori che approfondiranno ognuno una singola parte. Mi presento. Io sono Walter Messina, sono professionista nel campo del system integration, dei sistemi di telecomunicazioni voce dati, quindi sia parte di trasporto dati, sia integrazione di sistemi audio-video. Mi occupo anche di sicurezza informatica, sia dal punto di vista di detection e monitoring di attacchi informatici, sia dal punto di vista di analisi e studio di metodologie di attacco. E quest'oggi sono qui nel ruolo di vicepresidente del Free Circle e sono lieto di presentarvi il Linux Day. Chi siamo? L'associazione Free Circle è un'associazione di volontari appassionati di informatica a 360 gradi. All'interno copriamo tutte le branche dell'informatica, per capirci dalla programmazione web alla sicurezza informatica, ai sistemi di telecomunicazioni, sistemi dati. Questo gruppo nasce dalla passione per l'informatica, ma anche dalla condivisione della filosofia dell'utilizzo del software libero a codice aperto. Pensiamo che questo genere, questo tipo di approccio, insieme con la condivisione della conoscenza tra i soci e non, sia un buono spunto per la diffusione del software libero e pensiamo che possa avere un'influenza sulla società moderna e sulla vita di tutti i giorni. Che attività facciamo? Di base proponiamo convegni, laboratori, talk, seminari. È il terzo anno che con grande passione portiamo avanti l'evento del Linux Day, come quello di quest'oggi, ma abbiamo anche organizzato Arduino Day, nonché collaborazione con vari enti, anche enti scolastici, con alternanza scuola-lavoro e quant'altro. Possiamo vedere qualche immagine relativa agli anni precedenti di eventi già svolti. Diciamo che sono stati sempre abbastanza pieni di persone. Ok, è molto importante all'interno dell'organizzazione di Free Circle è stata l'istituzione di dei gruppi tematici che approfondiscono ognuno delle tematiche interessanti per tutti i soci dell'associazione. Sono dei gruppi totalmente autonomi dove si approfondisce un singolo argomento di interesse sono totalmente autonomi rispetto all'associazione, nel senso che gli incontri avvengono totalmente in maniera parallela agli incontri di Free Circle e anche gli argomenti e l'organizzazione sono totalmente autonomi. Durante questi laboratori si approfondiscono in modo diverso tematiche.
sia attraverso dei mini seminari di approfondimento su particolari tematiche, sia mettendo proprio mano a codice, comunque ai sistemi. Quindi sono di tipologia differenti. Che tipo di che laboratori abbiamo istituito? Abbiamo il laboratorio di programmazione web, dove si approfondiscono tematiche relative al web, i linguaggi di programmazione, framework utilizzati e quant'altro. Arduino e microcontrollori, dove sì, si tratta Arduino, ma si tratta l'argomento, diciamo, più in generale, quindi automazione, IoT. Abbiamo il laboratorio che si occupa dell'ecosistema New Linux, dove si trattano tematiche inerenti a configurazioni, sistemi di gestione all'interno del sistema operativo New Linux. Abbiamo il laboratorio di reti e sistemi, dove si approfondiscono tematiche relative al networking e a sistemi embedded che girano attorno alle reti. E infine abbiamo il laboratorio di sicurezza, dove si approfondiscono tematiche di sicurezza informatica, si approfondiscono metodologie di attacco e vulnerabilità sui sistemi. L'associazione Free Circle non è un'associazione chiusa, è un'associazione aperta, aperta alla collaborazione con sia chi, diciamo, singoli che vogliono partecipare, si vogliono associare, ma anche ci piace collaborare, aprire, diciamo, le nostre attività anche a collaborazioni con enti di tutti i tipi, istituti scolastici piuttosto che università, piuttosto che enti pubblici e privati. Quindi chiunque voglia avvicinarsi all'associazione è sicuramente il benvenuto. E quest'oggi ringraziamo chi ci ha permesso, chi ha collaborato, diciamo, nella possibilità di realizzare questo evento. E abbiamo il patrocinio del Comune di Palermo, dell'Università degli Studi di Palermo, nonché dell'Ordine degli Ingegneri. E hanno collaborato con noi in modi differenti l'associazione UDU e ASI, il Fab Lab, che troverete pure al ridotto qua accanto con delle installazioni diciamo di stampa digitale, troverete qualche stampante 3D e quant'altro. Tutto di loro produzione. Ringraziamo la Free Software Foundation Europe, Parrot Security, Idealarm ed Electron. Andiamo avanti. Allora, come ci finanziamo? In poche parole, ci autofinanziamo. In che modo? Tramite donazioni volontarie. A tal proposito, anche oggi potete, se volete, diciamo, aiutarci in questa avventura sovvenzionandoci tramite o il contributo per l'acquisizione di un attestato a fine evento, oppure con semplicemente abbiamo istituito un piccolo raccoglitore per qualche piccola donazione volontaria che troverete nel banchetto all'ingresso. Ovviamente la grossa parte dei nostri autofinanziamenti avviene tramite le quote associative. Infatti siamo lieti se chi guarda questi eventi è interessato a questi eventi si possa avvicinare all'associazione e associarsi. Noi siamo assolutamente aperti sotto questo punto di vista, anzi vi spingiamo nell'associarvi con Free Circle. Da quest'anno un ulteriore metodo di autofinanziamento riguarda il 5 per 1000. Abbiamo attivato i canali per ricevere donazioni tramite il 5 per 1000. Troverete i riferimenti per quanto riguarda il codice fiscale e l'associazione direttamente sul nostro sito internet. Il nostro sito internet, vedete il primo di tutti,
Allora, come potete contattarci? Abbiamo vari canali, i canali pubblici a cui potete tranquillamente accedere sono il sito internet, canale Telegram pubblico, il canale Facebook e Twitter, ma ci farebbe tanto piacere se chi fosse interessato ci può venire tranquillamente a trovare per l'occasione di una delle nostre riunioni praticamente settimanali, la facciamo ogni mercoledì. E noi vi invitiamo a venirci a trovare in una di queste sessioni di mercoledì destinata anche al pubblico, perché non sono tutte aperte. Ok, di che parliamo oggi? Oggi tratteremo il tema dell'intelligenza artificiale, che di questi tempi, diciamo, è un tema molto, molto caldo. Semplicemente lo tratteremo a tutto tondo, cercheremo di specificare e approfondire diciamo varie applicazioni di tipo tecnico, ma non solo, sicuramente andremo a approfondire anche una parte relativa alla regolamentazione rispetto al tema. E andremo a trattare anche questo rispetto all'impatto che l'intelligenza artificiale può avere nella vita di tutti i giorni e nelle varie applicazioni. A questo punto non rubo più tempo all'evento e passo a presentare il primo relatore.